che regala sorprese. Questa è una ruota in cui facciamo girare i nostri racconti, ma a proposito di sorprese, tieniti pronta, eh? Ok. Inizia il nostro racconto. Ok. Perché questa ragazza, che intanto complimenti per venerdì scorso, tutti i sogni ancora in volo con Massimo Ranieri. Grazie mille. Bellissimo momento, anche se a te ti rivediamo tra pochissimo. Okay. Prima dimmi com'è andata secondo te. È stato bello, è stata una grandissima emozione, ce l'ho messa tutta, è stato bello lavorare con Massimo perché siamo due perfezionisti, due che amiamo il pubblico, che amiamo metterci alla prova. È stato anche un grande insegnamento. Quindi lui ti chiama la mia sorellina. Perché ci vogliamo bene perché fin da subito abbiamo trovato questa affinità sull'amare il palco, sull'amare raccontare storie, sul metterci sempre in gioco, evolverci. E quindi siamo due curiosi col cuore. E quindi una bella alchimia. Rivediamo alcuni momenti di venerdì sera, Tutti i sogni ancora in volo, con Massimo Ranieri e Rocío. Che sta pensando Anna adesso in questo momento che ti vede giù per terra? Ma io penso che sarebbe più preoccupata se io fossi qui con la Bellucci, che con te. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa? Stai dicendo che settimana prossima devo cantare? Ti sto provocando, sì, ti sto provocando. Incomincia un po', fai sentire. Meraviglioso. Che vergogna davanti al Massimo Ranieri. Sto scherzando, dai. Tosta, eh? Tosta cantare davanti a Massimo Ranieri. Lo so, è tosta, però tu sei abituata fin da ragazzina a fare televisione, a fare spettacolo. Io so che oggi il nostro pubblico conoscerà delle cose di te che forse ancora non conosce. Perché che tu sia determinata lo sappiamo. Che in poco tempo tu abbia deciso di imparare l'italiano benissimo per esprimerti al meglio anche in Italia, lo sappiamo. Che tu sappia stare su un palco, recitare, fare tutto, lo Oddio, sappiamo. Franci, ma c'è una parte di cuore che ancora il pubblico italiano non conosce. Non sa. Mi fai pure un po' di paura. Vai, vai. Ci arriviamo piano piano. Ok. E prima andiamo a vederti lassù, in cima a quella vetta che è il Festival di Sanremo. Mm. Torniamo con te su quel palco e poi inizia la nostra ruota. Ok. Carlo, buonasera a tutti. Buonasera. Credo che l'immagine che descrive meglio quello che ha significato per me questo festival sia il tuo sorriso, sempre pronto ad accogliermi lungo le scale che portano al palco, e la tua mano che non mi ha lasciata mai cadere. Grazie di avermi fatto crescere e muchas gracias, maestro. Piccola, eh? In questi anni nella tua vita sono successe un sacco di cose. Sì, un po'. Pensa che quando mi chiamarono per fare un incontro con Carlo Conti per presentare il Festival di Sanremo, io ero neanche da un anno in Italia, non parlavo bene l'italiano, anche se appena mi sono trasferita facevo solo lezioni di italiano e beneficenza tutti i giorni, ma io non sapevo che cosa era il Festival di Sanremo, pensavo veramente di stare andando a condurre una sagra di paese, quindi sono andata, tra l'altro mi sono vestita tipo super coperta da suora, il mio agente mi ha detto ma così non ti prenderanno mai, paillette, cose, scopriti un po', una minigonna, io sono arrivata all'incontro con un jeans e un collo alto. Ma Carlo l'ha incantato per questo, eh?
Lui è un uomo molto intelligente. È un tratto distintivo dei programmi di Carlo Conti. Sì, ma anche... è anche un uomo molto intelligente, è un maestro della televisione. Lui forse ha sentito qualcosa di me che neanche io sapevo, no? È stato, come dicevo, un grande abbraccio da parte sua fin dall'inizio, fino ad oggi che l'ho incrociato anche su questi corridoi. Tu arrivi in Italia, dopo poco vieni già chiamata al Festival di Sanremo, mm-hmm. ma tu mi hai detto una cosa centrale, perché intanto combinavi un sacco di guai, come sei riuscita a collezionare 2000 euro di multa. Io ti potrei far concorrenza, ma insomma, come ci sei riuscita a 2000 euro di multa in poco tempo? Ma sai tutto, perché, questo non l'ho mai raccontato, te lo racconto solo a te e a tutti quelli che ci vedono. Io avevo un insegnante di italiano che era in centro di era al centro di Roma, e io prendevo la macchina tutti i giorni perché se volevo lavorare, avere una mia indipendenza, anche qua una mia autonomia, un mio mondo. Io avevo fatto l'attrice, avevo fatto l'Accademia in Spagna, avevo condotto un sacco di cose, però se non avevo le parole come facevo? Quindi andavo a fare lezioni di italiano e dovevo passare per il varco attivo, che per me era varco attivo, vai! E quindi io andavo e tornavo tutti i giorni. Dopo un mese mi sono arrivate a casa più di 2000 euro di multe e dico, ma scusami, ma nessuno mi spiega che varco attivo, certo. Attivo vuol dire non andare? Cioè, quindi l'ho capito dopo un po'. Quindi tra le lezioni di italiano e il varco attivo all'inizio ho speso tutti i soldi che avevo in quel momento che ero giovane e sono venuta con quei soldini che avevo un po' risparmiato. La tua prima esperienza in televisione, nel mondo dello spettacolo, quando l'hai fatta? In Spagna, dico. Forse 15-16 anni avevi? Avevo esattamente 17 anni. 17. E andavo dalle suore, studiavo e facevo Ballando con le Stelle in Spagna come insegnante, che poi, pensa come la vita, mi è capitato di condurlo. Sì, infatti. Però certo le suore mi vedevano con la divisa, perché io ho fatto dai 3 anni fino ai 18 la scuola dalle suore e loro poi mi vedevano Ballando con le Stelle con questi abitini un po' più così e dicevano? Erano un po' all'inizio un po' perplesse, però poi sono diventate anche delle mie fan, no? Bello. Perché poi ero la ragazzina che andava a scuola, tra l'altro io sono stata sempre molto secchiona, studiosa, brava. Quando sei arrivata in Italia, però, e l'hai dichiarato anche in una bella intervista uh-huh. di questi giorni a Vanity Fair, hai dovuto lottare con una serie di pregiudizi, uh-huh. no? E di giudizi che ti sono piovuti addosso. Uh-huh. Quello che ti ha fatto più male? Allora, in realtà era non capire il perché mi attribuivano degli aggettivi. Che veramente non riconoscevo in me, no? Io questa cosa mi feriva e parlavo con mia madre, con le mie sorelle, non capivo il perché, non capivo perché non avevo neanche la possibilità di raccontarmi, di dimostrare chi ero professionalmente, anche se ero giovane, ma un po' di strada l'avevo fatta. E comunque io sono una che... sono rimasta sempre a testa bassa e continuo a rimanere a lavorare con rispetto e a rispettare gli altri, un mio modo proprio di vivere. Però arrivavi in un altro paese dove non ti conoscevamo, ma sembrava che tutti conoscessero te lo stesso perché ti avevano dato delle etichette. La ruota lì sembrava faticare a girare, no? Si era un mm-hmm. po' inceppata, mm-hmm. per usare mm-hmm. la metafora del nostro programma. Oggi ti invito a trovare le parole giuste anche per raccontare e raccontarti in maniera diversa. Proviamo a scrivere delle lettere. Ok. Dopo la pubblicità, mi dico. Ok, va bene, va bene, va bene. Preparati, okay. Pensa alle parole. Pronta, giuste. Prontissima. In cui dovevamo scrivere delle lettere. Le scriviamo insieme? La scrivi tu. Ok. Perché tu alle donne sono certa che devi dire qualcosa. Apriamo la prima lettera, vediamo qual è il destinatario.
care donne, desidero dirvi che... Siamo preziose, che dobbiamo amarci e rispettarci e abbracciarci. Anzi, lo facciamo? Che tu sei una super donna. Anzi, vorrei abbracciare tutte le donne qua in studio, come se. Anche gli uomini, dai. Tu spesso dici, non abbiate paura di chiedere aiuto quando è importante farlo, no? Certo. Alle donne. Anche chiedere un aiuto psicologico. Assolutamente. Quando serve. Perché secondo te c'è ancora un po' di diffidenza nel chiedere aiuto psicologico? Non lo so, io credo che quando capiamo di non essere... robot, capiamo di essere anche fragili ed è bello esserlo, anche fallibili tutti noi, di avere le nostre imperfezioni o ecco di non essere perfetti nei confronti di noi stessi, nei confronti degli altri, e anche quando uno dice cavolo sto soffrendo, forse qualcuno mi può aiutare ad affrontare questa cosa, e può essere una mamma, un'amica, un compagno, un figlio, ma sicuramente ci può aiutare anche chi di mestiere lo sa fare. Certo. Io devo dire che grazie alla terapia sono diventata, credo, una persona migliore e ho affrontato anche delle situazioni che forse da sola non sarei riuscita ad affrontare. Hai fatto riferimento nel tuo libro, infatti... Vi prego di fare silenzio in studio, grazie. Tu hai fatto riferimento nel tuo libro anche alla fine di un amore tossico. Uh-huh. E quindi alla difficoltà di riprendersi da un'esperienza di questo tipo. Come si fa a riconoscere una persona che non coincide con te, e, se vuoi, che ti può offrire solo un amore disfunzionale? Quali sono i campanelli d'allarme? Tante volte le senti i campanelli di allarme, però... però non riesci a reazionare, no? Mm. A me è successo anche così. E secondo me, ecco, devi un attimo capire che in due ci si sta bene quando tu ci stai bene con te stessa, anche essendo un essere non perfetto, ma quando tu stai bene con te stessa e l'altra parte sta bene con se stesso, allora in quel momento, secondo me, si può camminare avanti. E si può andare avanti, non si può pretendere di sparire per la persona che è a fianco o cambiare chi tu sei o neanche modificare l'altro, bisogna amarsi per quello che uno è e questa cosa deve partire in prima persona da te stesso, no? Giusto. Quindi in quel momento che dici oddio sto abbandonando me stessa, dove sono? È lì secondo me che si accende, anzi è lì che le porte si aprono e bisogna camminare avanti. Giusto. È sempre un messaggio importante da dare. Seconda lettera, vediamo a chi la scriviamo. Ok. Vai con la busta, Elisabetta, voilà. Caro Raul, quest'anno festeggiamo 10 anni d'amore e mi sento di dirti che... Glielo dico pure poi quando arrivo a casa, no? Mi sento di dirti che anche così davanti a tutti... che sono qui ora e spero, anzi, e ci sono per sempre. È un grande amore. Bello lui. Vabbè, ma ce l'avrà pure un difetto. E certo, un sacco. Cos'è che ti tocca sopportare? È disordinatissimo. Vabbè, ce n'ha. E lui di te difetti. Cosa deve sopportare? Ma sicuramente che io sono un po' rompi ogni tanto, anche sono una cassinara a casa, lui è più tranquillo, più silenzioso, io metto la musica, sveglio le bambine anche la sera per giocare, sono una che ogni tanto lui dice fermati, bloccati, però ci compensiamo anche in questo, no? Ci equilibriamo.
e troviamo anche noi la nostra ruota che gira, gira, gira da 10 anni. E secondo me, ma, anzi spero, poi io non so, nessuno sa che cosa accadrà domani, però ad oggi è così e spero che la ruota continui a girare. E noi ve lo auguriamo con tutto il cuore. Grazie. Altra busta, vediamo a chi dobbiamo scrivere la prossima lettera. Oh, care suore comboniane di Roma. Ma ci stanno guardando sicuramente. Vi ricordate di me? Ora, dopo tanto tempo, desidero dirvi... Oggi le ho sentite, ci mandiamo i WhatsApp. desidero dirvi che siete un grande esempio per me, che vi sono vicina e sono pronta per combattere insieme a voi tante battaglie. E ecco qua la mia mano per voi. Sì. Perché Rossio, e l'hai detto all'inizio del nostro racconto, quando sei arrivata in Italia, oltre a imparare ostinatamente l'italiano, facevi tanta beneficenza, tanto volontariato. Facevo solo quelle due cose. Hai bussato alla loro porta? Come è andato questo incontro? Sì, è successo che mi sono ritrovata nella loro casa a portare dei beni a dei bambini, del cibo a delle mamme, e anche lì è cominciata una grandissima storia d'amore. Fra me e loro, poi ho portato le bambine tante volte, i miei genitori, loro sono speciali, fanno tanto bene, lo fanno col cuore ed è bello perché hanno conosciuto me, ecco, 10 anni fa quando sono arrivata, e non ci siamo mai lasciate, né io a loro né loro a me. Rimangono un punto di riferimento per te qua. Sì. Va bene, allora... Senti, apriamo la ruota? Sì, che dobbiamo fare? Apriamo la ruota, okay. Intanto, apriamo la ruota. Posso credere? Non te l'aspettavi. Ma questa. No! Sor Luisa è una forza della natura. Lei viene a vedere i miei spettacoli teatrali, quelli più strani. Pure? Sì! Cioè, lei va tra il pubblico a vedersi Rossio in giro? 10 anni che ci conosciamo. Oddio, sì. Un piacere, grazie. Sei sempre giovane come la prima volta che ti ho visto. E tu? Che lei comboniane, ma sei in televisione! Che figata! Ha chiesto il permesso alla madre superiore. Ma scusa, non mi hai detto niente! Dovevo dirtelo! No, ci siamo sentite sorpresa. Stamattina! Stamattina ci siamo sentite! Cosa vi siete scritte? Come ha mantenuto il segreto, vedi, suor Luisa? No, fantastica! Che poi lei mi dice, ma non mi hai detto che... Eccoci! Lì sono alcune delle vostre foto, insieme. Ce ne sono alcune molto belle con le bambine. Una. Perché tu hai che consigli dava a questa ragazza quando... È lei che è piena di energia, che passava energia a noi quando veniva a trovarci. Con Luna piccola, piccola. Questa è Luna? Certo. Mamma mia. E 13 anni, quanti anni ha adesso? 7, sì. Hai conosciuto pure Francesca. Il mio papà e mia mamma? Sì, papà. No, mi hai lasciato senza parole. Sì, sì. In questi anni l'ha vista crescere, cambiare, diventare una donna e un'artista. E continua ad aiutarvi a essere sì, con voi. Sì, perché solo il pensiero, ecco, le ho scritto l'altro giorno, dico, lei mi dice, sai, vorrei che questo messaggio ti dicesse che vengo a trovarti di persona, ma ormai è super impegnata. E quindi non ce la fa. Io gli ho risposto, guarda che sei sempre con noi e con i tuoi familiari, perché il ricordo nella preghiera è costante. Lei non mi lascia mai. E la preghiera cancella le distanze, quindi siamo sempre rimasti uniti. Lei dà energia positiva, dice vengo a darti un po' della mia positività, e la prendiamo volentieri noi.
Grazie Sorrisa. Fantastica, per me è stato un piacere con grande. Ci guarda tutti i giorni, la tutti i giorni, dai, tutte le domeniche, tutte le volte. Sorrisa, un saluto alle sorelle. Grazie. Le Comboniane fanno un sacco di cose, Rocio. In bocca al lupo mille. Per venerdì prossimo, è stato veramente un piacere. Anche per me. Veramente, venerdì è stata forte. Ciao. 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 Ciao a tutti, grazie. Ve l'avevo detto che avreste conosciuto un altro aspetto di Rocio, non notissimo. Adesso però il momento